Naccia. Dai, esci fuori, Stunz. Dai. Naccia. Naccia. Muori, stronzo. Ah, no, stai tu, ci ho cercato. Vai per primo, te copro io. Ok. Cazzo. E dove cazzo prendi di... Ah, non lo so io, fai una scampagnata. Eh? Che dici, bello? Ce sono tantissimi, porca miseria. Che ne dici? Credo. Ai, cacchio! State fuori, la testa. Si è bruciato da solo. Ma porca miseria. Vito, qui! Questa dovrebbe essere l'uscita! Mamma mia! Mamma mia! Porca miseria ladra! Dai, esci fuori, stronzo! Dai, cazzo, perché ti sei per ricaricare quando non deve? Ed esci, stronzo! Naccia. LOL. Mamma mia. Avanti, socchia cazzi. Ehi! Chiave parole, eh! Dimmi di merda che... Ecco, così impari. Sì, provo io un'arma. Cacchiero, ho finito le armi quasi. Dove cazzo si va di qua? Facciamo attenzione. Cacchiarola. Gioco, apriti però. Sì, vabbè, vai, ho ficcato 4 colpi in pancia. Come fa ancora a stare all'impiedi, dai. Avanti.
Esci, stronzo. Dai, come cazzo fa a stare ancora lì in piedi? Avanti. Puoi crepare, madonna mia, oh. Incredibile. Cazzo è, peggio di uno zombie. Tacci loro, tacci. Via. Dai Jack, copriti. Gio, non serve a niente comunque, davvero. Stronzo, muore. Cazzo. Che cazzo. Bastardo immondaro. Ai. Ah sì, vabbè, va a cazzo è. Ma a farte fottere. Si è reso sto stronzo. Ah, vaffanculo, stronzo, muore. Via, via, via. A vigore. Ma vaffanculo. Mi hanno massacrato. No. Pensa che mi serve un dottore. Ok. Ti porterò da Il Greco. Sì, però ci sarebbe una macchina. Andiamo a sta minchia di radio. Merda il petto. Tutte le volte che respiro, mi sembra di spezzarmi le costole. Tranquillo, Il Greco ti rimetterà a posto. Certo, come no. Oh, cazzo. Ogni colpo di tosse è come una pugnalata al petto. Sta zitto, più ti lamenti e più fa male. Sì, capito. Grazie per essermi venuto a cercare. Ti sei quasi fatto uccidere. Ehi, ci siamo dentro tutti e due, come sempre. Adesso siediti. Se sanguini ancora sui miei pantaloni, dovrò accoltellarti davvero. Proprio un bel momento per fare lo sparatoso. Ah. Eccoci qui arrivati. E dai, entra! Senti una mano? No! Ce la faccio! Che faccio coi soldi? Portali a Bruno. Bene. Un problema in meno. Buonasera, signori. Oh, ma cosa è successo? Ehi, Doc. Mi hanno preso a calci in culo. Ma che sta succedendo oggi? C'è già qui uno dei vostri ragazzi. Chi? Chi? Credo che si chiami Antonio. Tony Balls. Che gli è capitato? Qualcuno l'ha conciato davvero male. Non credo che camminerà di nuovo. Cosa? Sei sorpreso? Troppo sangue. Troppa morte. Questa è la vita che avete scelto. Non avrete fortuna per sempre. Il prossimo potresti essere tu. Basta con la predica, Doc. Hai tempo per curare Joe? Sì, ma dovrete aspettare un po' mentre sistema Antonio. Va bene, Doc. Va bene, entrate. Vedete sistemare le cose con Bruno, ok? Vito. Grazie. Ma certo, tu guarisci. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Di saldare questo debito con Bruno, va. Eccoci qua. Speriamo che non sia troppo tardi. Ehi, devo vedere Bruno. Hai i soldi? Sì. Allora entra. Sei fortunato, stavamo giusto per andarcene. Che culo. Buonasera. Hai i miei soldi? O vuoi forse spostare la scadenza? Eccole qui. Beh, devo ammettere che è una sorpresa. Ho sentito che avete avuto dei contrattempi. Già, è vero. Ho sentito che Henry è morto. Mi è veramente dispiaciuto. Isaac, contali.
Allora, è andato bene il vostro affare? Hai avuto i tuoi soldi, no? Giusto, giusto. È solo che l'intera città è stata messa sotto sopra. I cinesi pensano che gli italiani li abbiano attaccati e se la sono presa a con Vinci. Non va bene. C'entra forse con la ragione per cui avete preso questi soldi? Mi spiace, Bruno. Non sono affari tuoi. Oh, grazie, Isaac. Il debito è saldato, pare. Non so nemmeno il tuo nome. Vito. No, non glielo dico. Vito come? Vito Scaletta. Fatti cazzi tuoi. Ah, Scaletta. Conoscevo uno Scaletta. Ma devo dire che sei molto più bravo di lui a ripagare i debiti. Pezzo di merda. Ci ha pensato sua moglie. Allora sei stato tu a prestare i soldi a mio padre. Tuo padre? Ah, tale padre, tale figlio. Vedo che non approvi, ma non l'ho certo costretto io a prendere i soldi, no? Così come non ho costretto voi. Se ti serve un prestito, sai dove trovarmi. Sì. Certo. Sto merdare di un pinguino. Capitolo 15. Per Aspera ad Asta. Che minchia vuol dire? Oyster Bay, 26 settembre. Non riuscivo a dormire. E le cose andavano di male in peggio. Prima o poi la verità sarebbe venuta a galla. E avremmo avuto a recalcagna Falcone insieme ai cinesi e Vinci. Non era così che me l'ero immaginata. Sognavo soldi, auto, donne, rispetto, libertà. Immagino di aver ottenuto tutto più o meno. Ma assieme a prigione, paura costante e al sangue dei miei amici. Avevo ignorato il problema, ma adesso lui era lì. Era solo questione di tempo. Già, sempre così. Ti hai accettato così la vita, porca miseria, Vito. Sei pronto? Vito, sono Eddie. Sta a sentire, devi... Fammi indovinare. Devo raggiungerti subito e devo portare un'arma. No, stavolta no. Carlo vuole vederti al planetario. Ti ha detto perché? No, ma ti consiglio di muoverti. È meglio che non lo fai aspettare. Ci vediamo, Vito. Mi puzza di brutto. Mi puzza questa cosa. Signor Scaletta, puoi entrare per favore? Ehi, vecchio, che ci fai qui? Sale su questa cazzo di macchina. Subito. Aia, non mi piace questa cosa. E tu sei? Questo è il nostro amico, il signor Chu. Chu-Chu. Va bene, che cazzo succede, Leo? Che significa? Ecco, si tratta di te. Hai fatto un bel casino, vero? Hai iniziato una cazzo di guerra. Non so di cosa stai parlando. Non cercare di fottermi. Quando sparavo in faccia alla gente, tu ancora te la facevi addosso. Metà dei nostri sono morti, come pure metà di quelli del signor Chu. I federali ci stanno col fiato addosso. E la colpa è solo tua. Leo, senti. Senti tu, se non fosse per me, ormai saresti morto. Quindi vedi di aprire bene le orecchie e stai a sentire quello che ho da dirti. Quello che hai fatto a Chinatown era per quel gran coglione di Henry, giusto? Sai per chi stava lavorando quando è morto? Quando è stato massacrato? Lavorava per i federali. Era una cazzo di talpa. Ecco perché il signor Chu l'ha sistemato. Ed ecco perché i federali stanno addosso a Carlo. Ma io non dimentico gli amici, Vito. Tu mi aiutasti e io aiuterò te. Ho chiesto in giro un paio di favori. Ti sto dando l'opportunità di sistemare le cose. Ok, ti ascolto. Facci un piacere. Occupati di Carlo. E se rifiuto? Addio. Frank e la commissione ti vogliono morto. E anche il signor Chu. E oltretutto, hai garantito per un traditore. Pensi che Carlo ci passerà sopra? Sei praticamente già morto. Quando? Ora. Ogni minuto che passa è un minuto di vantaggio per gli sbirri. Falcone si è rintanato nell'osservatorio. Non è stupido. È uno sporco bastardo, ma non stupido. Sa che qualcosa non va. Va bene. Ferma la macchina.
Ricordati, è la tua ultima possibilità. A posto siamo. Bel casino di merda. Oh, mamma mia.